noi dobbiamo dare subito il buon pomeriggio a chi ieri è stato scavalcato. No, è stato scavalcato il mio mito, perché José Altafini ha fatto con il Napoli, oddio, mito fino a un certo punto, dopodiché vabbè, 97 gol in 7 stagioni. Mertens è arrivato a 98. José, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, ben trovati. Ti dispiace? Ha fatto un golazzo ieri, eh? Ecco. Ma me ne frega niente, guarda, io questi conti qua che fanno, che hanno fatto più gol, non me ne frega niente. Io sono contento di quello che ho fatto e basta. Non ci tengo a queste cose qua che ha battuto il record. José, ti devo dire una cosa. Il calcio è come un giorno, supera l'altro, capito? Giusto, devo dire una cosa. Noi a Napoli facciamo sempre questo tipo di giochino. Ma chi è più forte? Careca, Higuain o Cavani? Gianni Improta, il baronetto di Posillipo, dice Altafini. Altafini più forte di tutti. Secondo me il più grande centravanti di tutti i tempi. Gianni Improta, che capisce di calcio, sono capisce di calcio, eh? Dice che quando tu decidevi di vincere la partita, la vincevi da solo. Ma vero, il problema è questo qua, che il calcio è bello perché ognuno ha la sua opinione. Chi ha visto Pelé giocare, Maradona, è chiaro che non puoi dire un confronto con questo di oggi. Oggi ci sono i Messi, Neymar, Ronaldo, quelle cose. Ma non ha niente a che vedere con quelli lì, però. A me non piacciono fare i paragoni. A me piace dire che il giocatore mi piace per quello che fa. Oggi, per esempio, io sono un grande ammiratore di Messi. Io sono un brasiliano, non sono argentino. Cioè, senti José, ma Mertens lo stiamo celebrando e forse non è neppure il caso, no, di soffermarci troppo su un calciatore straordinario. Il dovere di una critica che vuole essere costruttiva è capire se ci sono delle cose che non vanno bene. Milik in questo momento è un attaccante che secondo te è da Napoli pienamente? Perché mi prendo un secondo, José, fammi completare. Ad oggi probabilmente, dal mio punto di vista, Mandžukić come prime punte, Higuain, Icardi, Dzeko, forse Immobile, ma solo forse Immobile, sono superiori a Milik, o no? Sì. E quindi il Napoli deve continuare a scommettere su Milik oppure no? Sono più forte di lui. Lui è un giocatore bravo, un giocatore che va sfruttato soprattutto nelle partite che sono... Che il Napoli attacca molto con le difese chiuse, e lui in aria può essere un'arma in più perché lui salta bene di testa, eccetera. Però a questo punto le scelte di allenatore, Svete Marte, Esiliati, anche se sono giocatori, dicono piccoli, però si muovono molto. Io ho apprezzato molto il più grande allenatore del mondo, per me, Guardiola, che giocava senza centravanti, e questa era una cosa molto bella. I nostri tempi, Careca, Van Basten, Savoldi, li metto anch'io, che erano tipi di giocatori diversi. Oggi il calcio bisogna giocare senza centravanti. Il centravanti che sta fermo là davanti, come faceva quindi Icardi, tu non lo vedi? Icardi non esiste più. Uno come Icardi tu non lo vedi bene? Icardi è un giocatore dentro area, è un paragonabile. Inzaghi e Icardi sono fratelli siamesi. Fuori dall'area non sanno giocare, però in campo fanno gol. José, ma il famoso film su Pelé ti ha trovato d'accordo? Ti hanno trattato un po' male, secondo me, in quel film. Tu hai una domanda di riserva? Sì, ce l'ho. È vero che alla fine del primo tempo di Milan Benfica, della finale famosa del 63, ti volevano picchiare i compagni perché avevi sbagliato 3 gol? No, assolutamente no, assolutamente no. Gira questa favola. Io ho sbagliato il gol, ma ne ho fatte due. Perché nel secondo tempo poi hai fatto la doppietta vincente, no? Ma è 90 minuti che contano, no? Certo. Ma non è vero che alla fine del primo tempo erano arrabbiati con te? Assolutamente no, i miei compagni non mi ha mai picchiato. No, picchiato no. Ho tentato di picchiare. Senti, ma fu Gipo Viani a darti il soprannome di coniglio che ti ha tormentato per tutta la vita? Ma guarda, parlare di persone che non ci sono più è triste, però uno che non capisce niente di calcio, uno che tentava le sfogliatoie diceva abbiamo perso per colpa tua tutte le volte, e una volta persona Marito mi ha difeso, dice ma cosa, sempre la colpa a lui, perché così è un modo di scaricare le loro responsabilità. Posso difenderti? Tu giocavi con i calzettoni. Con altri allenatori l'ho avuto. Tu giocavi con i calzettoni abbassati, il che significava che non avevi paura dei calci. Allora, questa è la più grande risposta che puoi dare.
Io ho giocato tutta la mia vita senza parastinchi. Esatto. Senza parastinchi. Stupendo. Poi un giorno a Napoli c'era una partita che Sivoli non giocava. Io ho detto a Oma: Oma, oggi passo in omaggio che gioco col calciatore abbassato. E sai come sono le scaramanzia, no? Quando va bene tutto, tu continui poi a fare così. Allora ho giocato con quei calciatori giù. Però io di ferita nello stinco ne avevo tanti. E uno che ha fatto più di 300 gol. Più di 300 gol, lo dico 100. Uno dei più grandi di tutti i tempi. È un coniglio, secondo voi, no? No, no, ma assolutamente. Dai, ma senti, però Orlando se ne prendeva le botte per te, o no? Sì. Orlando. E beh, poverino, lui era un ariete. E tu facevi gol. Senti, ti sei pentito un pochettino di quel gol che ci ha tolto lo scudetto con Vinicio? Dai, di la verità. Ieri stavo sentendo che dicevo tu, come si chiama, aspetta Cori Ingrasso, no? Cori Ingrasso, sì, la famosa, seguo Cori Ingrasso, senta mia. Tu, allora, Cori Ingrasso, tu sei stata la vita mia. Ho tutto abbassato e non ci penso più. Ma no, mi dice Gianni Brota che tu eri di una simpatia straordinaria, e sei di una simpatia straordinaria. Ascolta, la parola della canzone era così. Sì, così. Esatto. Tutto è passato e non ci penso più. Esatto, proprio a perché... Napoli ti amano ancora, Giuseppe. Anche voi cantate il suo pezzettino ogni tanto. Oh, ma tu mi hai fatto piangere. Oh. Anche io pianto. Giuseppe, ti vogliamo bene, grazie. Rimani nei nostri cuori. Grazie. Voi non sapete, ma quando mi chiedono per chi tifi, io a casa mia c'è il figlio che urla come un pazzo, non posso neanche vedere partita con lui, anche ieri ho fatto 5 urli. Però devo dire, io amo Napoli. Oh, però questa è stupenda, il titolo allora, di oggi dire, Altafini, io amo Napoli, bene. Io amo Napoli, ieri ho sentito tutte le canzoni napoletane e mi venivano lacrime agli occhi perché ricordavo la felicità che ho avuto nel calcio e fuori. Aspetta, prima che te ne vai, ma dimmi un po', ma tra te e Omar com'era il rapporto? Buonissimo, Omar, io ho detto quando siamo andati su a Napoli nel Cabezon Omar Sivori, no, ma dice Omar, che caratterialmente era un bandito, però era terribile. No. Allora io ho detto Omar, tu diventerai il re di Napoli, a me non mi frega niente, basta che mi fai fare qualche gol. Infatti è stato così. Che bel Napoli che però José nel 71 ci hanno rubato lo scudetto a Milano, quello è vero o no? Quello sì, il rigore sì, è vero. Senti, volevo dire una cosa, approfitto di voi, perché siccome io non ho il telefono, e volevo salutare alcuni giocatori miei. Vai, che mi stanno a cuore. Facciamo Giuliano, a chi l'ha visto, dai. Giuliano Carcanè, in Brota. Te li saluto io personalmente, tutti quanti, dai, amici miei. Dai un abbraccio a tutti che mi mancano allora, molto. Allora, Faustino era meglio di te, perché... Di Diva vai Pelé siete di Canè, te la ricordi? Ciuccio Napoli fa tu. Ciuccio Napoli fa tu. È grande, grande. Vabbè, grazie, ragazzi. Ciao Giuseppe, un abbraccio. Okay. Ciao.